Ciao a tutti pandini e pandine, oggi siamo qui per un nuovo video. Questo è un video fai da te. Ho deciso di creare per la prima volta con voi una bandierina personalizzata fai da te. L'occorrente che serve sono foglio bianco, uno stuzzicadenti, forbici, scotch, pennarelli e pastelli. Incominciando dal foglio e ritagliate un rettangolo piccolino, diciamo. Non è che è perfetto, ma non è il massimo, però va bene, almeno un rettangolo. Prendendo i pennarelli possiamo decorare il nostro foglietto e anche con i pastelli se volete. Vabbè, io intanto l'ho decorato così, non è che sono un artista. E come potete vedere non ho avuto nessun pastello, ho usato soltanto i pennarelli. Ed è venuto così. Fa fuoco di così. Beh, così ho messo, ho fatto così la bandierina. Prendendo lo stuzzicadenti e lo scotch e le forbici, vabbè. Stuzzicadenti, prendiamo la bandierina e l'attacchiamo qua. Cioè, ecco, più o meno vedete. Ecco, bisogna rotolarla intorno, diciamo, il lato della bandierina di carta. Bisogna attaccarla allo stuzzicadenti, che ora vi farò vedere perché non ci riesco. Vabbè, non l'ho attaccata ora perché voglio attaccarlo con voi. Intanto ora l'ho piegato un po' e lo lasciamo qua. Lasciamo qua. Vabbè, adesso lo metto a posto. Ok. Prendiamo lo scotch e tagliamo un pezzettino. Ecco, è tagliato così. Quando mettete la bandierina di carta, cercate di coprire la punta dello stuzzicadenti, così in modo da far sembrare più vera la cosa. Prendendo la bandierina, aspettate che avvicino un po'. Ecco, ho avvicinato un po' di più il video. Andiamo ad attaccare lo scotch a lo stuzzicadenti, sperando che, ok, più o meno si vede anche qua, perché visto che lo scotch è trasparente non si vede molto. Ora bisogna attaccarlo attaccato allo stuzzicadenti, perché altrimenti non ce la facciamo. Tagliamo un altro pezzo di scotch, ok, ecco qua, perfetto, e ora lo attacchiamo qua. Vi consiglio, io l'ho toccato qua, quindi adesso ecco qua, così al fondo della bandierina lo attacchiamo qua. Aspettate, ecco qua, attacchiamo bene e quello che esce fuori possiamo anche ritagliarlo. Ecco, più o meno l'ho ritagliato, ma vabbè. Ah ragazzi, mi sono dimenticata anche qua sopra, quindi lasciate anche un po' di spazio sopra la punta, così possiamo attaccarlo meglio. Qua faccio andare lo scotch anche sopra lo stuzzicadenti. Aspettate, ecco qua, provando ad attaccarlo, ecco qua, fatto. Ora possiamo tagliarlo anche qua sopra. Beh, adesso l'ho assemblato meglio più o meno. Ok, ora voi se volete potete fare un per tenere sulla bandierina una cosa con la pasta di sale, se volete, però io voglio, quindi ve la faccio anche mostrare, che io sono tutto completo. Proviamo. È anche durina, quindi più presto si fa. Una bellissima pallina. E ora lo stendiamo un po', vabbè, fatelo meglio. E lo stendete un po'. Ora lo stendiamo. Questo pennarello lo stendiamo. Lo metto passare perché l'altra si è tutta sbriciolata perché è già dura. E ora abbiamo fatto questa pallina che fa schifo. Andiamo a prendere la bandierina e l'attacchiamo. E la vostra bandierina dovrebbe venire così. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Bacioni!